Oggi per il nostro Ateneo è davvero un giorno importante perché è possibile mettere mano ad un importante piano di sviluppo. Questo è possibile perché abbiamo migliorato in questi anni tutti i 3 indicatori che il Ministero considera per radiografare lo stato di salute del nostro Ateneo e di tutti gli Atenei. In particolare il nostro coefficiente di indebitamento è sotto l'1%, si posiziona allo 0,82. Questo significa che l'Ateneo è in grado di avviare realmente un piano di sviluppo che ha un impegno importante di oltre 30 milioni di euro e che prevede un'azione su 7 complessi, a partire dal complesso di San Girolamo, che ospiterà tutta gran parte della biblioteca dell'area umanistica con 450.000 volumi, un arredamento innovativo, un luogo davvero molto funzionale. Lì andremo a collocare anche il fondo antico, oltre 20.000 volumi. Altri interventi importanti riguardano Palazzo Bonaventura, che sarà la sede del rettorato, con una riqualificazione funzionale delle segreterie, dell'aula magna, della sede del rettorato, una riqualificazione importante di Palazzo Battiferri, che è una sede didattica piuttosto importante, e poi i nuovi interventi che riguarderanno la costruzione della nuova facoltà di scienze motorie, un polo didattico presso il Petricio e un intervento significativo presso il campus Enrico Mattei, dove lì andremo a collocare tutti i laboratori dell'area scientifica. Questo consentirà all'Ateneo di realizzare quella necessaria massa critica per essere in grado di competere in modo sempre più efficace sia a livello nazionale che a livello internazionale. Il rettore ha appena illustrato i dettagli di un piano. Non abbraccio tutto il piano, è stato sempre seguito da lui e dal suo staff, ma lui sa punto per punto quello che vuole. Questo non è una cosa che io ritengo secondaria. Non ho dubbi che porteremo a termine tutti i progetti che sono stati appena presentati. Noi, come amministrazione comunale, consapevoli del fatto che l'università per la nostra città è un punto fondamentale, essenziale per lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio, non solo della città di Udine, ovviamente. Ma noi siamo molto convinti del valore che ha l'università per la nostra regione e in realtà vale per tutto il paese. È un grande strumento di crescita per innovazione, per quella conoscenza che serve oggi al sistema per competere, ma allo stesso tempo anche per la crescita umana individuale. Le persone che hanno la possibilità di accedere a un'alta formazione, secondo me, hanno una vita di maggior qualità. Tutto quello che possiamo fare per permettere allo studente di studiare, di offrirgli un alto livello di formazione, è una cosa ben fatta che serve al futuro, è un investimento in avanti, una cosa rara che viene fatta, ma noi ci crediamo tantissimo. Questi anni non facili per la Regione, abbiamo deciso e continuato a utilizzare tante risorse in questa dimensione. L'abbiamo fatto per tutte le università marchigiane, una riforma che ha reso tutti gli studenti delle Marche con gli stessi diritti, ma non per togliere chi aveva di più, ma per dare, diciamo, a chi non aveva, con un quadro eccezionale rispetto al quadro nazionale. Il fatto che tutti gli studenti che hanno diritto alla borsa di studio hanno avuto negli ultimi 2 anni la liquidazione della borsa è una cosa unica sul quadro nazionale, ma perché la Regione ci investe tanto e ha accompagnato le risorse nazionali e quelle regionali. Anche il piano di investimenti è altrettanto significativo, l'idea di trasferire, di vendere i college al diritto allo studio separa le funzioni fra Erdis, che lo sta facendo bene per tutta la Regione, e l'Università, che si può concentrare ancora di più sulle proprie missioni. Quindi da una parte più attenzione alle 3 missioni fondamentali dell'Università, dall'altra più forza al percorso che Erdis può fare. Significa riuscire a massimizzare tutte e 2 le direzioni di crescita per i risultati che dicevo prima. Noi ci crediamo, siamo presenti, vogliamo continuare a sottoscrivere accordi con l'Università di Urbino per rendere il prima possibile operativo questo percorso.